Amici sportivi, ben ritrovati, anno nuovo, Picchio Club, puntata numero 14, ormai imminente la ripresa del campionato con tutto un girone di ritorno da giocarsi e da vivere insieme anche a noi, insieme a te Martina. Come sono andate queste vacanze? Ah, discretamente, dai, non ci lamentiamo, sì. Perfetto, parleremo ampiamente di mercato, faremo anche un assunto un po' su quello, un quadro su quello che è stato il girone d'andata, sulle possibili trattative. Cercheremo anche di vedremo anche un paio di servizi con esperti del settore, ma presentiamo subito gli ospiti. Allora, buonasera Stefano Cappelli, il nostro avvocato. Buonasera. Matteo Rossi, Radio Ascoli. Buonasera. E Gianluca Biondi, APTV. Buonasera. Allora, io direi di cominciare subito con un servizio di Luca Biondi che ha fatto con Massimo Cacciatori, che fa un po' il riepilogo sulla stagione bianconera, un po' sulla Serie B, e poi entreremo subito con i temi in questa puntata numero 14 di Picchio Club. Con Massimo Cacciatori, grande ex bianconero, facciamo il punto della situazione su questa prima parte di campionato dell'Ascoli. Mister, una stagione possiamo dire positiva? Sì, direi proprio di sì, più che positiva. E adesso a partire dalla prossima a Cosenza deve così, come dire, sigillare questo campionato di andata. E deve così, il cammino fuori casa, se migliora questo, sicuramente i playoff possono essere tranquillamente alla portata. Siamo in pieno calciomercato, chiuderà a fine mese, prevedi qualche aggiustamento a livello di organico per la squadra di Vivarini? Non lo so, questo onestamente non lo so, certamente se la società farà qualcosa in accordo con l'allenatore, ben venga, insomma, però insomma, anche così credo che tutto sommato la situazione sia più che positiva. Ti aspettavi in generale un campionato di Serie B come quello che stiamo vivendo? Ma in effetti sì, perché ancora non c'è uno o due padroni assoluti della categoria e la classifica è abbastanza corta, per cui non bisogna mai distrarsi. Guardare avanti ma guardarsi anche indietro, per cui credo che sia un campionato che solo a primavera potrà cominciare a dare delle risposte importanti. La squadra che ti ha deluso, diciamo, in questa prima parte? Ma non ti aspetti? Non c'era all'inizio una squadra, se non sulla carta così, o più squadre favorite, diciamo che sta... Non ce n'è una in particolare, adesso sta pianino pianino, sta venendo fuori il Palermo, però insomma anche il Palermo ha qualche difficoltà, diciamo. Ecco. Allora, dopo il punto di Massimo Cacciatori, Gianluca, che ha incontrato per questa intervista, lui è ancora, no, allenatore del settore tecnico. Sì, lui fa parte dello staff del settore tecnico, diciamo è uno dei, fa parte del gruppo dei corsisti, di quelli che fanno i corsi da allenatore in giro per l'Italia, e quindi girando un po' la penisola ha un po' il polso della situazione, poi segue sempre l'Ascoli e segue sempre il campionato di Serie B. Allora, grazie anche a Stefano Cappelli che ci ha fornito un po' di slide che vedrete poi nel corso della puntata in sovraimpressione. Analizziamo un po' questo girone d'andata, Stefano. Un girone d'andata che più che altro rispecchia quello che è stato il vero valore, no, detta di molti, dell'Ascoli. Un campionato che, tranne le prime due giornate, poi alla fine è racchiuso tutta nella fascia di zona tranquilla della classifica, ossia fuori dai playoff ma anche fuori dai playoff. Sì, vabbè, qualche valore sta uscendo fuori, abbiamo detto, vabbè, quello del Palermo che comunque sta cercando di fare la prima fuga e soprattutto in coda, nonostante l'inizio buono del Foggia, abbiamo visto che non è riuscito a tirarsi fuori dai bassi fondi vista la penalizzazione. Campionato dell'Ascoli fino a questo punto penso che si possa dire è un campionato veramente in linea con quelle che potevano essere le aspettative
aspettative. Sono 18 gare di cui 6 vinte, 6 pareggi e 6 sconfitte, quindi assolutamente tutto in pari, una media punti di 1,33 con 20 reti fatte e 22 subite, quindi sostanzialmente è un campionato in cui l'Ascoli, lo vediamo anche dalle slide poi se riusciamo a metterle in sovraimpressione, ogni volta che cerca poi di avvicinarsi alla zona playoff, comunque la zona verde, che è quella che comunque tutti sperano di raggiungere, però vediamo che più o meno è comunque un andamento un po' sinusoidale, cioè ogni volta che ci si avvicina poi dopo si scende per una sconfitta e si mantiene più o meno quello che è il centro classifica. E sicuramente come bilancio è poi il fattore campo. Sì, in casa abbiamo fatto veramente bene, tant'è che comunque 5 vittorie e 4 pareggi, una sola sconfitta, insomma, la dicono lunga. Soprattutto perché comunque è tornato quel feeling con la tifoseria, è tornato comunque ad essere un po' il Del Duca un campo difficile per tutti. Sicuramente insomma sono tutti soddisfatti per questo andamento, sicuramente se si vorrà puntare a fare qualcosa in più è bene pensarci bene, perché insomma, come abbiamo detto tante volte, è un campionato un po' particolare. Poi dopo ne parleremo man mano che analizzeremo anche il mercato bianconero. Per quanto riguarda il cammino bianconero, Matteo, è vero, 10 partite in casa, ne abbiamo fatte solo 8 in trasferta, ovviamente ci sarà il contrario del giro di ritorno, anche perché fuori casa il cammino, ahimè, è abbastanza deludente, anche se poi ogni partita, poi semmai la vedremo anche, ha una sua storia, una storia a sé, con tante recriminazioni da parte dei nostri, però il dato certo è che abbiamo vinto una sola volta a Benevento, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Eh sì, fuori casa il trend non è positivo, una su tutte la sconfitta di Livorno, che abbiamo commentato che penso sia l'unica vera bastonata insieme alla sconfitta col Padova, no? Le due bastonate di questo girone d'andata. Forse a Palermo. Forse a Palermo, sì, perché è un risultato abbastanza rotondo, ma noi così a mente vado, Perugia, abbiamo perso i punti, tanti punti persi. Sì, poi parleremo anche di questo, perché sono curioso di... Come ha detto però Stefano, io ripeto che secondo me questo è il campionato che l'Ascoli doveva fare in questo girone d'andata, al di là di qualche punto perso. Nella bandiera tricolore che vedo sul grafico è vero che non si sta tra i verdi, non si sta tra i rossi, meglio bisogna siamo, dire alla società con questo siamo neutrali, dove vorrà stare, saremo neutrali e siamo bianchi. Sì, questo ne parleremo. Gianluca Biondi, un diciamo del cammino casalingo dei nostri, sicuramente è tornato un po' la legge del Duca, di queste 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, un anno che si è chiuso davvero con un'incredibile vittoria contro il Crotone, no? Rocambolesca vittoria che forse ha disegnato anche una proiezione diversa di un girone di ritorno. Ma innanzitutto, come ha detto l'avvocato Cappelli e come ha detto Matteo, dobbiamo aspettare il mercato, perché poi adesso dal primo febbraio le squadre possono essere cambiate radicalmente, quindi diciamo questa classifica è una classifica secondo me per l'Ascoli giusta, ma nicchia un pochettino, perché secondo me a questa classifica mancherebbero dai 2 ai 4 punti, cioè le partite di Livorno e Padova. Io credo che in queste due gare 4 punti l'Ascoli non avrebbe rubato nulla. E la legge del Duca è un'ottima cosa, perché hai messo qui il nuovo sfondo da brividi, questa foto. E siamo anche a Arianna Print per benissimo. E la cosa importante, come hai annunciato tu, è questo discorso di vittoria, questa vittoria rocambolesca oltre la zona Cesarini, perché una volta c'era la zona Cesarini, adesso è stata superata, e sicuramente l'Ascoli con questi 3 punti sì, è ancora nella zona bianca per quanto riguarda diciamo la grafica che abbiamo messo prima, però ho visto uno spirito, una squadra che lotta fino al 96esimo, che recupera da 2-0 in casa con un pubblico come quello nostro, certo. Recupera dal 2-0 al 3-2. Io credo che Vivarini ha trovato probabilmente il bando della matassa, e sperando che da qui al 31 di gennaio arrivi qualche rinforzino, secondo me l'Ascoli la può dire, ma come ha detto Cacciatori, già la squadra così potrebbe già poi ti dico la mia su quello che dico. Dare fastidio, no? Dare fastidio in orbita playoff, però con qualche rinforzino sicuramente. Qualche rinforzino. Leggevo un'intervista all'ex tecnico del Palermo, Tedino, dove lui dichiara che la squadra sorpresa sarà proprio l'Ascoli del giorno di ritorno.
Anche l'ex calciatore Cristiano ha rilasciato un'intervista dicendo che l'Ascoli fastidio. Anche alla luce della vittoria fatta con il Crotone, secondo me i dirigenti stanno pensando bene proprio a questo, nel senso, quello che diceva Gianluca prima è che un gruppo così ben affiatato e così in sintonia è difficile trovarlo, quindi adesso andare a intervenire è difficile anche con tutti i rischi del caso. Prendi XYZ, ti spacco lo spogliatoio? Ma si spacco comunque, no. Anche se non si spacca, pensione magari nello spogliatoio. Logico, magari chi adesso siete in banchina. Però posso dire che questa squadra così amalgamata con questa rosa può solo sperare a salvarsi e non ambire ai playoff. Forse è vero, però è il solito discorso, lo diciamo da un paio di mesi, bisogna sempre capire quali sono gli obiettivi statali. Non è che dobbiamo comprare il mercato tanto per farlo. No, ci mancherebbe, però non è che abbiamo bisogno di 20 giocatori. 4. Sì, due titolari. 4 giocatori per un portiere e un attaccante titolare. Un esterno di destra e un esterno di sinistra, se proprio no, e ci mettiamo anche un vice troiano a centrocampo. Ne so 5. Per centrare i playoff. Beh, con questi acquisti mirati, ovviamente con giocatori che non scommesse, cioè con giocatori che possano garantire, ovviamente almeno sulla carta, perché per iscritto non te ne mette nessuno, è una squadra che può puntare decisamente playoff, secondo me. Sì, è anche vero che poi puntare per arrivare ottavo, settimo è comunque un... Beh, ne parlavamo altre volte, ne parlavamo in un'altra occasione, però il playoff è stata sempre una lotteria. È vero che parti sempre partita secca la prima, poi casa, devi vincere, sono tante situazioni, tante verità, però io intanto arriviamoci, poi... Tu prendi 4-5 giocatori, benissimo. Poi ne parleremo anche dei giocatori, devi mandare via, però, se devi sfruttire. Lo so, poi il problema penso sia proprio questo. E molti non vogliono andare via. Non vogliono andare via, Martina, perché molti conoscono te. No. Si trovano bene qui. Si trovano bene qui e secondo me, dai, non è una cattiveria, ma in realtà hanno anche begli ingaggi che è difficile rinunciare, no? Adesso è inutile nasconderci, no? Gli ingaggi di Rossetti e Ganz sono degli ingaggi importanti per una squadra di serie B, no? Contratti non a scadenza. Io Ganz me lo terrei comunque. Ma mo, al di là poi dopo di tenerlo o di venderlo, però sono ingaggi sì, anche importanti. E credo che questi due giocatori non abbiano così mercato in questa fase del campionato, no? Ma soprattutto Mario, a quelle cifre che dici. A quelle cifre, perché poi Rossetti, lo vediamo in un'altra tabella, ha giocato 444 minuti un gol, Ganz 406 minuti due gol. Di cui uno quello di Foggia. Di cui uno ci si è trovato sulla traiettoria, comunque assegniamogli il gol. È vero quello che non dici, è facile. Ai prezzi è difficile perché alla fine le squadre che... Primo, prezzi difficile. Secondo, difficile trovare spazio in Serie B. Quindi scendi quindi in Lega Pro. Chi ti rinuncia a 3 anni di contratto o 2 di contratto per scendere in Lega Pro? La storia è solo quella, perché a bussare all'Ascoli dalla Serie C, che si voglia, a BZF, certo. Per Ganz e Rossetti, come è giusto che sia, però loro difficilmente scendono. Poi non sono proprio veri e propri rifiuti, io non li metto lì, io capisco che con una situazione contrattuale del genere anche il giocatore dice... Ma anche perché Matteo, il giocatore che dalla B scende in B con degli ingaggi importanti, poi sappiamo che la C, i problemi che ha la C, quindi se scendi C devi scendere con una... anche tornare poi in Serie B. No, ma devi scendere con una società vera, solida, che ha disponibilità economica, perché consideriamo che in Serie C nei 3 gironi la metà delle squadre hanno problemi economici, quindi vai a fare un azzardo. Qui stai in Serie B con una squadra che può lottare per i playoff, giochi, anche se giochi poco, società solida, lo stipendio lo prendi tutti i mesi, ragazzi, chi te lo fa, chi fare? Lo fa fare, come dice Matteo. Infatti scusa Mario, in Serie C mica due società, non è stata sbattuta la porta in faccia da Ganz, il Monza. Monza e la Juve B, la squadra B della Juve. Il Monza che ha preso Brighenti dalla Cremonese. Sì. Chiudendo il discorso classifica del bianconeri, no? Punti persi in più o in meno, io dico sempre che alla fine un po' come i rigori, no? Sì, alla fine più o meno riporta sempre. Abbiamo parlato prima, lo diceva Matteo in particolar modo, punti persi al Livorno, punti persi, insomma, mi viene in mente i 2 punti col Brescia, i punti persi col Padova in casa, a Perugia, però mettiamoci anche quelli
presi e forse non meritati, non da ultimo quello di Crotone, no? Secondo me la classifica è veritiera o effettivamente ha lasciato qualcosa? Io la penso in genere come te, nel senso come per i torti arbitrali o comunque come per le vittorie acciuffate e perse all'ultimo secondo, in genere quando comunque capitano queste come la partita del Crotone, questi miracoli sportivi, poi comunque c'è sempre una compensazione, perché poi magari abbiamo perso contro il Brescia 2 punti all'ultimo minuto, quindi è una squadra che però ci ha abituato spesso a spuntarla proprio nei minuti finali, e lì torna il gran carattere che abbiamo detto prima, il fatto che comunque è un gruppo molto unito, e anche questo poi è, sono tutte valutazioni che stanno compiendo, perché cambiare 11 uomini, perché più o meno da anche sulla base della slide che abbiamo visto, sono comunque 10-11 quelli che sono un po' i margini. Tanto sono partiti della formazione. Noi, Parlati, Albisceglie, De Santis, sì, Salentella. Sì, sì, poi ce ne sono alcuni che non hanno mai giocato, come ad esempio Carpani e Ingrosso, ce ne sono molti altri che sono un po'. Valò, infortunati. Esatto, anche. Baldini, Valò. Comunque. Beh, Tesoro su quello è stato abbastanza chiaro, no? Ha detto chi non ha giocato. Abbiamo degli esuberi comunque insomma importanti, anche Kupitz secondo me è stato poco sfruttato, comunque anche inserito in un modulo che lo prevedeva, sì. Insomma lo penalizzava molto, lo stesso Baldini ha giocato poco, quindi sono tutti giocatori che secondo me potranno essere messi sul piatto della bilancia, e poi ecco andranno fatte delle valutazioni, perché comunque una rosa di 24-25 giocatori serve, l'Ascoli ne ha 30-31. E soprattutto in avanti bisognerà capire se fare questa rivoluzione e quindi cambiare due o tre uomini, oppure andare avanti così e vedere un po' come va. Ma sentiamo cosa ne pensano i tifosi bianconeri, ascoltati da Cristiano Pietro Paolo. Secondo te l'Asco dovrebbe comprare in questo mercato? Ma sicuramente, se non reintegro Mignarelli, sicuramente abbiamo bisogno di un terzino sinistro. Poi c'è bisogno di un attaccante, ma da quello che si sente sui giornali, molto probabilmente hanno preso De Luca. De Luca è un ottimo profilo, e sicuramente è un giocatore che potrebbe fare al caso nostro. Poi c'è il discorso portiere, ma secondo me insomma ne abbiamo già 4. Lanni ha dato dimostrazione di ottima fiducia, ecco abbiamo Perucchini che dovrebbe andare via, se va via lui dovremo sicuramente prenderne un altro. Poi per il resto secondo me stiamo a posto, anche perché abbiamo giocatori che non sono stati mai utilizzati, tipo Carpani, tipo anche lo stesso Parlati, quindi non so adesso la società cosa vuole fare, se magari ritiene che questi giocatori non sono utili alla causa dell'Ascoli dovrebbero essere sostituiti. Un bel portiere, ci vuole un terzino abbastanza forte e un bel attaccante che vede un po' di più la porta. Qual è un tuo sogno? Chi ti piacerebbe? Un Ceravolo, un Coda. Invece per quanto riguarda la difesa? Non lo so, l'importante è che è abbastanza forte, che sta difendendo insomma. E abbiamo bisogno di un portiere da affiancare all'Anni, visto che anche se ha recuperato rispetto all'anno scorso, però forse fisicamente non è stato continuo quest'anno purtroppo. Poi 2 terzini di riserva per ridare fiato a Delia e Laverone, e anche una seconda punta da affiancare ad Ardemagni. E secondo te chi dovrebbe partire? Ma io credo che deve partire Perucchini, ma più che altro per farlo giocare e farlo recuperare mentalmente. Magari un altro anno potrebbe avere un'altra chance con l'Ascoli, quindi non è una bocciatura, è giusto per lui farlo recuperare. E poi anche in attacco penso che se serve una seconda punta da affiancare Ardemagni, penso che siamo anche un po' troppo in attacco. Poi magari anche qualche giocatore tipo Kupitz, che magari purtroppo il cambio di modulo non gli ha giovato, quindi purtroppo forse non c'è spazio neanche per lui, credo. Penso che in questo momento l'Ascoli si sta muovendo bene sul mercato per quanto riguarda l'ambito dei portieri, in cui in questo momento penso siamo un po' carenti. Per quanto riguarda la difesa a centrocampo, penso che vada un po' sfoltita perché siamo con molti giocatori, mentre in attacco
secondo noi tifosi ascolani c'è bisogno di un innesto importante per aumentare la qualità della squadra a fianco a De Magni. Mi piacerebbe in attacco? Seguendo i nomi in questo momento, Cacia secondo me non è l'attaccante adatto, un Lapadula potrebbe creare dei dissapori tra la tifoseria. Per il momento uno dei nomi, anche un nome come quello di Monachello, un suo ritorno potrebbe essere ben gradito dai tifosi. Mignanelli, ho seguito un po' le vicende anche tramite dei procuratori, pensavo dovesse andare via, io penso che in questo momento con un giocatore così in primavera andrebbe venduto, perché non penso che la sua carriera abbia un gran futuro. Dopo lo spazio pubblicitario, dopo aver anche ascoltato i tifosi, chi ti dispiacerebbe vedere partire, Martina, da questo ASCO? Ma si parlava di Ardemagni, a te non si parlava, a te. Ardemagni, mi dispiacerebbe. Uomo simbolo, no? Uomo sì. Ormai, esatto. Anzi, lo continuiamo a invitare in trasmissione quando vorrà partecipare, noi siamo sempre a disposizione. Sempre aperti. Beh, anche Carpani, essendo ascolano. Sì, che rientra poi fra quelli, tornando al discorso di prima, che sono stati un po' all'esubero di quest'anno, quindi anche per i ragazzi probabilmente sarebbe più opportuno trovare spazio altrove. Ha avuto un inizio sicuramente difficile per l'infortunio, però forse è l'unico che non è riuscito a trovare anche qualche minuto di spazio. Comunque 4-5 non hanno mai giocato, sì. Kebacoli, Valò, anche lo stesso Ingrosso che abbiamo ospitato qui da noi. Quindi... Però tra quelli, diciamo, perché poi Kebacoli, Valò e Ingrosso sono ancora a lungo degenti, no? Invece Carpani, che sostanzialmente è a disposizione. Sì, poi insomma, come diceva Martina, Ascolano conosce la piazza, quindi è sempre un giocatore su cui si può contare, però ovviamente anche nel modulo di Vivarini di quest'anno Ofa potrebbe fare uno dei due interni di centrocampo, però In allenamento, Matteo, tu che li segui, Gianluca? Non l'ho visto benissimo. Devo dire la verità, non ho visto benissimo, ma ci sta, è stato fermo un anno comunque, non è stato un infortunio rapido e indolore come si suol dire, quindi anche in allenamento deve ancora entrare nella testa del gioco di Vivarini, no? Gli stessi giocatori ci hanno messo settimane e settimane per farlo, lui tuttora, l'ultimo allenamento che ho visto è stato quello di venerdì sabato, comunque ancora non lo vedevo proprio all'interno e non lo vedo all'interno. Arriva a un certo punto della stagione il momento in cui stacchi la spina, no? Perché... è sbagliato secondo me, però capisci che se vuoi giocare devi andare a... Io penso che lui sia consapevole di questo, io penso che lui stia aspettando qualche mezza richiesta da Serie B per vedere se può rimanere 6 mesi in categoria e anche riprendere un passo diverso dalla Serie C. Non dovesse succedere così, 28, 29, 30 gennaio, io penso che Carpani vada tranquillamente in Serie C a fare qualche mese per riprendere la condizione. Si parlava di Fermana e sì, risottolineo l'interesse della Fermana, perché Martina dice aggiunge Siena. Siena, esatto, e Siena in Serie B. Il Carpi ha provato a bussare un po' per vedere com'è la situazione e poi hanno preso 362 centrocampisti, quindi probabilmente non andrà a Carpi, ma lì è l'unica, diciamo, l'unico sondaggio dalla Serie B che è arrivato, è quello del Carpi. Un giocatore che ha fatto sempre la sua onestissima figura, ha dato l'anima per questa squadra, ottenendo anche secondo me ottimi risultati. Guarda, da Ascolano lo terrei, perché quando, come hai detto tu, ha giocato sempre, si è guadagnato la pagnotta, è uscito sempre con la maglietta inzuppata di sudore. E come ha detto Stefano, non rientra probabilmente nella geografia del modulo di Vivarini, quindi il consiglio che gli posso dare è trovare immediatamente una squadra dove possa giocare, perché lui ha bisogno di giocare, perché un anno e mezzo fermi
per un calciatore è tanto, quindi lui ha bisogno di giocare, quindi ben venga la Fermana, ben venga Siena, a lui deve mettere minuti, deve fare minutaggio, da qui alla fine del campionato deve giocare, quindi... Poi c'è un problema su Carpani, non so se posso, Mario, la questione del contratto, no? Perché lui aveva un contratto che era in scadenza a giugno 2019 come altri, e tanti altri anche organi di informazione riportano questo rinnovo del contratto che doveva esserci stato nei giorni di passaggio tra Bellini e Bricofer come patrono, come proprietà dell'Ascoli. Io non so effettivamente cosa abbia firmato Carpani, se ha firmato un precontratto, se ha firmato qualcosa. Ad oggi in Lega a me Matteo Rossi mi dicono 30 giugno 2019. Se fosse così, al di là del prestito, bisognerà capire quali sono le intenzioni su Carpani. Se al di là del prestito lui teoricamente è scadenza, quindi torna al prestito, è finito il contratto. Sì, cioè, dal primo gennaio, credo, no, Stefano? Sì, si può, dal primo febbraio. Quindi può, lui teoricamente si può accasare con un'altra società e già potrebbe già essere preso a livello definitivo. Quindi probabilmente, secondo me, forse l'impasse, quel discorso lì, è che la società di C che lo andrebbe a prendere probabilmente normale, come dicevamo prima, almeno un biennale, primo step, ecco. Trovare una squadra del B. Andiamo passo per passo, reparto per reparto, perché poi secondo me sono tante anche le note dolenti dovute forse alla difficoltà di vendere. Ma cominciamo dai portieri. Abbiamo attualmente 4 in rosa, partiamo da scala gerarchica. Ha giocato Lanni, più Perrucchini, però diciamo Lanni come numero 1, Perrucchini come numero 2, cavalcato adesso. Lanni, Bacci, Perrucchini, Scevola. Con l'ultimo si parla di Milinkovic Savic, fratello tra l'altro del giocatore della Lazio, accordo che sembra sulla carta raggiunto, però giustamente parlavamo prima con Matteo, bisognerà far partire un portiere, no? Perché sì, è un argomento portieri un po' delicato, perché poi in società non diranno mai che stanno cercando i portieri per non deprezzare quelli che hanno. È fondamentale un portiere? Beh, noi l'abbiamo detto all'inizio dell'anno, più che altro vedendo quella che era stato il curriculum. A noi piace tanto studiare su quello che è stata la carriera dei giocatori, per cui quando poi vediamo che Perrucchini ha 27 anni, 28 anni, non aveva mai giocato in Serie B. Però anche Milinkovic Savic ci sono grandi presenze. Sì, sì, però ci siamo fatti comunque un paio di dubbi, nel senso che prendere un portiere subito ai primi di luglio, su cui comunque c'erano tutti questi dubbi, è stato un po' rischioso. Poi dopo ovviamente il campionato un po' ci ha dato ragione. A noi piace molto Lanni e si è recuperato e se sta bene fisicamente, visto quello che gli è accaduto quest'anno, io punterei tutto su di lui, anche considerando il fatto che ha altri 2 anni di contratto, credo. Tramontata un po' la pista Bardireali, ti dico ma lì sono sforzi economici che io terrei volentieri per altri ruoli più che per il portiere, quindi se fossi io farei questa valutazione. Vediamo Lanni com'è, se dà garanzia a livello di salute, puntiamo su di lui e magari valutiamo gli ultimi giorni se trovare un secondo che dia maggiori garanzie, però non svenarsi per un portiere, perché se abbiamo un tesoretto da spendere, io lo spenderei per altri ruoli. Ti piace questa linea di Stefano, Matteo, o la remo di... Mi piace, tra i vari portieri io... Avrei... Non ti piace la linea? No, mi piace, tra i vari portieri avrei buttato su Scuffè, che abbiamo cercato di prenderlo, probabilmente andrei in Turchia, mi fai un po' così, ma non sei sicuro. No, mi piace. Lì, esatto, lì lui vuole proprio uscire dall'Udinese e... bisognava mettere i soldi, perché dopo quell'annata lì quando rifiutò perché i genitori, no, sconsigliarono, sì, andare a Madrid con l'Atletico, praticamente Scuffetto non ha fatto più nulla. Però al di là di questa cosa qui Scuffetto, io avrei preferito lui, ma dicevo, lì ci vogliono i soldi. Per Milinkovic Savic sarebbe un prestito probabilmente secco, quindi tu vai a prendere un giovane, perché la spalla ha preso Viviano, quindi... esatto, un giovane di 21 anni che ti copre, fai un po' quello che hai fatto l'anno scorso con Agazzi, invece di prendere un portiere esperto ne prendi uno giovane e ti vai a coprire fino a giugno, e a giugno pensi un portiere. Questo nell'ottica che, e io termino, che la voglia sia quella di cedere sia Perrucchini che Lanni e non poterlo fare entrambi nel mercato di gennaio, quindi prendi un portiere in prestito che ti porti a giugno, tra mercato di gennaio e quello prossimo estivo prendi un altro portiere e escono tutti e due. Questa è la mia idea, che non è detto sia così, ma... Ma secondo te Perrucchini ha voglia di rimanere o...? Secondo me sì. Gianluca, è nicchiato, no? No, il discorso di Stefano e il discorso di Matteo sono entrambi giusti. Il problema è che noi l'anno scorso abbiamo visto Agazzi, che ci ha salvato. Dipende, ritorniamo al discorso, che vuole fare la società, che campionato vuole fare.
Io vi dico, Pulcinelli è stato sempre abbastanza chiaro, no? Sì, vuole puntare, bene, vuole puntare playoff, sai, anche perché la classifica comunque più 7. Allora, più 7, playout, dai, mi sembra. Più 7 devi avere il portafoglio e devi fare un investimento con abbiamo detto di 5 giocatori. Allora, reparto per reparto. Poi io i portieri io purtroppo sono drastico, li cambierei tutti e quattro, perché tu hai quattro portieri, scusatemi. Terrei forse l'anni. Se c'è la spilletta della UEFA puoi dire tutto. Terrei solo l'anni. Gli altri tre basta dare un'occhiata al minutaggio, alla statistica, non sono portieri della Serie B, non sono portieri da Ascoli. Quindi preferirei Scuffetto, perché Milinkovic Savic ti verrebbe in prestito. Tu devi prendere un portiere che poi per far crescere, poi anche perché poi a giugno stiamo sempre con lo stesso problema, e quindi sai, i portieri che lo prendi e ci fai 2-3 anni, i nomi che hanno circolato erano tutti nomi importanti di gente che ha giocato in A, anche in A, quindi. Però ritornando al discorso, se c'hai qualche soldino da spendere, magari lo punti su un'altra cosa, sulla linea più avanzata e punti sull'Arri. Lo vediamo. Quindi facciamo degli esempi concreti, perché sennò parliamo tutte di idee particolari. Se uno ha un tesoretto di 1,5 milioni, 2 milioni di euro da spendere sul mercato, al di là di chi poi riuscirai a cedere. Il tesoretto dipende anche molto da chi riesce a cedere. Sì, vabbè, poi cedendo giocatori con ingaggi grandi, ormai diciamo metà del campionato l'abbiamo fatta, quindi si risparmierebbe più o meno la metà dell'ingaggio, che considerando poi la tassazione e tutto è pari al doppio più o meno di quanto prende il giocatore. Quindi andandone a cedere 6-7 riusciresti comunque a accantonare quella cifra che ci siamo detti per destinarla poi al mercato. Però è proprio quello il punto, cioè vale spenderla ora oppure vale tenerla e organizzarsi bene per questa primavera in modo da piazzare subito i primi colpi per l'anno prossimo, perché poi nella famosa spina dorsale della squadra del futuro tutte queste certezze non ci sono. Forse l'anni, se quei discorsi che abbiamo fatto adesso vanno in porto, Brosco potrebbe essere uno dei due centrali su cui scommettere, però ecco, poi a centrocampo sarà difficile tenere Troiano, 33-34 anni, Ardemagni 32-33, quindi sostanzialmente secondo me, al di là di campioni assoluti come Ninkovic e comunque come gli altri che stanno facendo bene, io punterei su quel discorso lì, cioè cercare di fare una spina dorsale con l'Ascoli del futuro e poi su quella innestare poi tutto quello che servirà. I giocatori che a me sono piaciuti di più sono quelli che comunque un po' sono piaciuti più a tutti. Adesso, al di là di Ninkovic, che è una categoria superiore, certo, ma i due esterni di difesa hanno fatto un grande giro d'andata, sia la Verone che De Lima. Anche i due centrali, no? A me Valentini piace tantissimo, Brosco vabbè, forse è il miglior giocatore della giro d'andata, però anche Valentini è di una pulizia, di una semplicità importante. Quando all'inizio parlavamo di 2-3-2 ritocchi nell'11 titolare, perché comunque i risultati si sono visti, cioè con la qualità. Quei ritocchi dove vai a spostare Troiano dal suo ruolo di allenatore in campo, comunque ti crei. Poi arriviamo alla linea centrocampo, perché prima c'è la linea difensiva, che se Matteo siamo coperti dal punto di vista dei due centrali, perché comunque c'è Padella 40, anche quattro centrali con Padella 40, no? Sugli esterni l'assenza di Laverone e Delia aprirebbe un grosso buco. Sì, è andato via De Santis, che poteva anche giocare, abbiamo visto giocare male a sinistra, poteva giocare a destra. Resta il fatto che se esce Kubic dovrai prendere, che comunque era adattato in quel ruolo, così come Cavion. Devi prendere un terzino destro e un terzino sinistro, perché nel gioco delle coppie, che a gennaio è famosissimo, devi prendere queste soluzioni qui, soprattutto su Delia, dove abbiamo provato tantissime soluzioni, da 40 a De Santis a Cavion. Abbiamo visto insomma che è un posto dove andare a spendere qualche soldino. Felicioli potrebbe essere la soluzione. Felicioli noi l'abbiamo visto qualche settimana fa, parlato qualche settimana fa anche con Martina, e ha detto, ci ha ribadito che vai. Lui è contento, lui vorrebbe tornare ad Ascoli. La sua prima scelta è quella di Ascoli, è anche vero che c'è il Brescia, è anche vero che il suo procuratore è Pagliari, che questa settimana ha fatto la trattativa di Gabbiadini per riportarlo alla Sampdoria, quindi diciamo che è stato impegnato in altro e quindi probabilmente si potranno rivedere. Io se devo spendere qualche soldo, dove lo spenderei lì per il terzino sinistro.
almeno che sia di qualità, perché di qualità comunque che possa subentrare, perché comunque io tra De Lia e Laverone un certo scarto ce lo vedo, nel senso se manca De Lia a sinistra puoi trovare anche qualcuno che si giochi il posto con De Lia. Lo stesso Felicioli nell'anno in cui stavamo con Mignanelli, no? Loro due si giocavano i posti entrambi come essenzialmente. Certo, come però che un Felicioli ad Ascoli vorrebbe anche un minimo di garanzia, no? Beh, contando che non ha giocato a, non ha giocato a Perugia, tanto, quindi però... non so quanta garanzia puoi avere, dipende, dipende. Non sono così sicuro di questa tua affermazione. Sicuramente vuole garanzia di contratto. Quello mi viene a mente a me, che vuole garanzia di contratto. Circolava già l'anno e mezzo di contratto, ma indiscrezioni, non niente di che. Quello che posso dire, secondo me, lui sul piatto aveva messo un contratto un po' più lungo, sulla sua richiesta. Stefano, sugli esterni? Si fa un gran parlare della riserva del terzino sinistro, di trovare altri. Secondo me già De Lia ha perso 4-5 partite al girone d'andata, non è detto che ne perda altrettante al ritorno, quindi andare a spendere, non so, 150, 200 mila euro per un terzino sinistro. Questo è vero, però le partite perse da De Lia sono state anche punti persi dall'Ascoli. Sì, vabbè, poi bisognerà sempre fare una valutazione sempre sul discorso quante operazioni vorremmo fare, perché poi ci sono altre priorità. Sicuramente il terzino sinistro riserva è una di queste, però ecco. No, puoi anche investire su un giovane. Si parla, cioè, sì, però investire adesso a gennaio comunque è difficile. Io le squadre le farei più d'estate che sì, adesso, perché adesso poi devi andare a correre ai ripari e poi spesso comunque con uno buono te ne danno uno meno buono, insomma ci sono logiche che conosciamo bene, per cui io andrei a fare delle operazioni mirate che sono quelle che servono. Di riparazione. Tutto il resto si può valutare, ovviamente cercherei di sfoltire prima di prendere, però poi secondo me tutti questi discorsi saranno limitati a 29, 30 e 31 che saranno i tre giorni. Cucinelli l'ha detto un po' in questi giorni, che l'ultima settimana dove si deciderà tutto. Continuiamo a salire sulla linea dei centrocampisti, si è parlato tanto di Castagnetti, viste promozioni, no? Perché ne ha avute due consecutive. Sì, è un bel giocatore. Sì, è un bel giocatore Mario, però io penso che lì ci vuole un vice troiano e ce lo vuole non per forza di grandissima, insomma, qualità. Però già Casarini contro il Cotone. Però Casarini ha più volte detto che lì davanti alla difesa, non dico non ci vuole giocare perché sono parole che un giocatore non dovrebbe dire, però preferisce giocare da mezzala. Detto questo, Zebli io penso che abbia finito, non so se il campionato purtroppo, forse azzardo giocare a calcio, perché quando c'è problemi con l'occhio, la retina e ti operi lì è un problema clamoroso. Quindi comunque un vice troiano ti serve, perché per quanta qualità porta ci vuole qualcuno. E io andrei a toccare lì a centrocampo. La mia paura del centrocampo è questa, forse discorso un po' troppo astratto, ma è vero, se non dovesse uscire nessuno di quelli che devono uscire, arrivati agli ultimi giorni e tu vuoi prendere un attaccante, sacrifichi qualcuno? Chi sacrifichi nel caso? Cavione è un sacrificabile? Rimani così? Dipende poi quello che vuole fare la società. Quindi Castagnetti, se il discorso è che poi devi sacrificare qualcun altro, può essere un'idea apprezzabile, altrimenti io andrei a intervenire soltanto nella questione vice troiano. Che non è Castagnetti, secondo te? Ma no, io a quel punto, allora, è vero che Casarini forse ha espresso, insomma, che preferirebbe giocare in un altro ruolo, però sicuramente i due interni di centrocampo sono quelli che fanno il gioco dell'Ascoli, ormai l'abbiamo capito, perché non andando molto sulle fasce è una squadra che gioca lì, che cerca sempre di dare la palla comunque a Ninkovic sulla tre quarti, o comunque cerca di innescare gli attaccanti più con Ninkovic che dalle fasce, per cui è il solito problema. Capirà meglio di tutti i Vivarini su che cosa puntare per cercare di dare un po' più di spregiudicatezza a questa squadra che ha comunque questo limite ormai nel giro d'andata, il fatto di essere un po' prevedibile, che bloccato Ninkovic viene bloccato il 70-80% di quella che è la pericolosità offensiva della squadra. Se riusciamo a supplire a questo gap che purtroppo c'ha l'Ascoli, potremmo insomma puntare a fare qualche punto in più, altrimenti è comunque sempre piuttosto complicato vincere le partite contro le squadre come quelle che comunque vengono a difendersi, proprio per questa mancanza di fantasia, pure chiamiamola, davanti. E io lì andrei a toccare qualcosa, cioè a prendere più un giocatore imprevedibile, più qualcuno che ti assicura 6, 7, 8 gol in giro di ritorno, piuttosto che andare a scegliere, non so, il vice troiano, il vice De Lia. Frattesi non lo vedresti bene lì come fuori, come inventore di gioco? Frattesi io lo vedo molto poco lucido in zona gol,
cioè è una bella sorpresa di quest'anno, però, però centro, cioè, più dietro invece, diciamo, giocatore agli ultimi 20 metri, no? Magari giocatore a centrocampo che magari come impostazione, come il vecchio regista di una volta. Non vedo queste caratteristiche, lui è piuttosto un cursore, cioè a me me l'hanno presentato all'inizio anche Lovato quando venne in trasmissione come uno che ha lo strappo, cioè che lanciato in velocità riesce comunque a, diciamo, sì, a trasformare le due fasi, però non vedo un giocatore che si mette lì, che comunque è abituato a dare la palla, a dialogare, per cui anzi spesso è stato anche scelto al posto di Cavion, che secondo me è uno dei due o tre intoccabili di questa squadra. Sono d'accordo. Su quel tipo di sistema lì io andrei a intervenire, però sicuramente Vivarini la sa lunga, e quindi su quello saprà lui magari indirizzare qualche giocatore o meno interessante, non so, per l'ASCO. Allora passiamo alla linea d'attacco, io sbircio gli appunti di Martina che sono tantissimi riguardanti gli attaccanti, no? Vai Martina. Ma si vociferava De Luca. Sul mercato magari facciamo parlare Matteo, che è sicuramente più informato. Io farei sempre una riflessione su che tipo di giocatore andare a prendere, perché abbiamo quasi tutti giocatori molto fisici tranne Ganz. Uno che segna serve. Uno che segna, poi sempre il solito discorso, diciamo, se segni in C, segni in D, segni anche in B, sostanzialmente. Noi siamo tutti d'accordo. Così. Uno che segna. Serve uno che segna e uno che si integri bene con Ardemani, che diciamo l'uomo deputato a essere il titolare. Allora De Luca, il primo De Luca è uno che si potrebbe integrare bene con Ardemagni, perché più vicino alla porta, seconda punta, sgusciante. Il De Luca degli ultimi anni è un De Luca di quelli leader che vogliono fare un po' tutti i ruoli, che però non è riuscito a costruire nulla di così buono, è stata un po' un'eterna promessa. Sì, infatti, la mia valutazione è quanti ne trovi di De Luca, diciamo, in questo mercato. Secondo me ce ne sono tanti che possono equivalerlo più o meno a livello di rendimento in ultime stagioni. Molto dipende anche dalla posizione. È una scommessa, come sempre dici, proverò a farlo tornare a essere un giocatore, uno importante, però non è De Luca. Con l'Entella partiva molto da dietro, partiamo quasi da Ninkovic, no? Un trequartista. Lo vedo più vicino, più attaccante. Sì, io lo vedo più attaccante. Tu hai sempre questo pallino della seconda punta adesso. No, io voglio uno che segna. Tu vuoi uno che prima, segna. Prima, seconda, terza, voglio. Allora, su De Luca il fatto è che comunque potrebbe giocare anche da vice Ninkovic. Non sì. Succede come nel girone d'andata, che devi fare a meno di Ninkovic per tre partite, un infortunio, Dio non voglia questa cosa, però lui può giocare lì. Certo è che se, ecco, non costerebbe nulla, credo. Non costerebbe nulla, torna da Cruce e arriva da noi. Però se devo spendere da qualche parte, prima ho detto, se non spendo per il terzino sinistro, spendo per l'attacco. Il mercato in Serie B per l'attacco adesso è un casino, perché tutti chiedono un attaccante e non c'è un attaccante che esce. Quindi si aspettava tutti aspettavano questa ascesa di Ceravolo al Benevento per far iniziare un po' a girare. No, pare che invece lui abbia detto di sì, ma la società no. La società aveva detto di no ai pochi soldi che dava il Benevento. A Benevento c'è un problema, perché c'ho un amico a Benevento che... Il problema del Benevento è che il presidente ha dato disposizione a prendere Ceravolo, il direttore sportivo non lo vuole prendere. Pasquale Foggia poi. Il direttore sportivo non lo vuole prendere, il problema è quello lì. Adesso non so se cosa succederà, sì. Comunque sì, il discorso è che dovrebbe andare... Ma lì c'era la Padula, no? Dal Genova al Parma, Ceravolo al Benevento... Sì. Coda può uscire... Coda potrebbe... Coda. Negli appunti di partita c'è sì, no, ma il giro è quello, Mario, il giro del mercato... Quindi stiamo aspettando un po'... Che si sblocchi il primo, perché di richieste sugli attaccanti ce ne sono tantissime, si deve sbloccare il primo e iniziare il giro, a parte Budimir, che probabilmente ho letto prima che mi è arrivata la prima notizia che può andare anche al Mallorca, ma in generale gli altri aspettano tutti questo giro, tutti piombano su tutti. Scamacca forse un po' troppo promessa ancora. Promessa, Scamacca è quel tipo di giocatore che ci servirebbe con qualche anno in più, perché è una bolli davanti, fisico, prima puntissima, proprio che non ti puoi sbagliare a metterlo, fargli fare altro, però giovane. Quindi devi decidere dove andare. Gli Scamacca 97-98. Troppo giovane Martina. Gli Scamacca, c'è il Sassuolo che in realtà ti vorrebbe dare Scamacca, sì. per valorizzarlo. Però io lo prenderei. Però lo prenderei noi in prestito, cioè il discorso che cioè tu devi prendere un attaccante che ti fa gol. Allora devi scegliere se prendi uno smaliziato di 30-31 anni, che può essere Coda, può essere
Ceravolo, può essere Calaiò, questa gente qui che però ha degli ingaggi importanti. Secondo me in questo momento non c'è l'attaccante che fa gol e costa poco, quindi puoi azzardare su un giovane. Poi c'è sempre da dire come lo fa giocare Vivarini, perché lui ai microfoni ha sempre detto che lui e i due attaccanti devono fare un grandissimo lavoro. Lavoro. Io Calaiò che fa questo grandissimo lavoro, ma nemmeno ma nessuno, ma anche un Coda, un Ceravolo che torna a centrocampo, torna sulla, cioè, questi sono attaccanti, il famoso numero 9 che sta lì davanti, fa la sponda e se arriva colpo di testa, e, cioè, e Vivarini non è un problema, Vivarini fa un gioco totale. E quindi forse Vivarini è meglio un giovane che magari si presta a rientrare qualche volta, però serve uno, cioè, serve uno che fa gol, è inutile che prendi un giocatore e poi dopo ce l'hai. Sì, poi abbiamo visto noi, diciamo, fra Beretta credo che abbia 16 presenze, Ganze ne ha 7, Ngombone ha 8, hanno fatto 3 gol, quindi sostanzialmente il problema c'è. Poi al di là dei numeri, 4 gol in 3 hanno fatto 4 gol, per cui e hanno giocato, perché non e è che poi non giocato. Come diciamo, ritorniamo al discorso, lì anche qualcosa c'è da sfoltire tra, no? Perché tu avevamo fatto i conti vedendo la rosa, tecnicamente sarebbe un discorso onesto piazzare 10 persone, perché tu ne hai 31. Io credo che Tesoro stia riscontrando gli stessi problemi che ho avuto a giugno. Ma tutti hanno gli stessi problemi, tutte le squadre. Ma... Sì, ma lì c'è la motivazione. Serve invece la motivazione, quest'anno con 19 squadre, incentivi di più alle squadre, però io metto la mano sul fuoco e l'abbia detto, però voi dovete pagare gli stipendi ai giocatori, cioè non dovete lasciare tot persone svincolate, noi diamo 1,2 milioni a tutti, infatti se vai a vedere le rose sono 31, 32, 34, sì, ma, 35. Poi premesso che c'è qualche società che lo stipendio non lo sta dando, però il discorso è che tra parentesi si parla di Serie B a 18 squadre. Sì, no? Progetto di Balata, no? Però il problema è che se devi tenere i giocatori tanto per tenerli, perché c'hai 1,2 milioni, 1,3 milioni per di più, c'hai i giocatori della primavera, no? Li porti in prima squadra e è fatto, no? Anzi, fai la plusvalenza e risparmi. Cioè è inutile, se devi tanto, tra virgolette, ma poi lo diciamo, se devi spendere tanto per spendere. No, sì, no, io no, ho detto no, capito. No. Sono anche queste lì. Sì, sicuramente, però tutti devono sfoltire questo. Ma quello è tutte le squadre cercano, ma anche il Palermo sta cercando di piazzare alcuni giocatori. Il problema è che devi prendere diciamo la losse centrale, Mario diceva riprende anche due centrocampisti. A me la squadra teoricamente così non dispiace. Io se, come dice Stefano, se l'anno sta bene va bene fino a giugno. Io adesso prenderei una punta, magari mi svenerei per prendere la punta che fa gol. C'è la Martina, perché Martina è insegnante fitness di un noto giornalista esperto di calciomercato, un paio di nomi te la dai, dai. No, vabbè, ho segnato Montaldo. Si vociferava, ex bianconero. Il problema è che in questi giorni i procuratori e qualche giornalista che fa il mercato, che fa parte del circuito dei procuratori, mette in giro delle voci. Vabbè, bisogna pur scrivere. No, ma ci mancherebbe, no, ma ci mancherebbe, però sai, siccome bene o male l'abbiamo fatto tutto il calciomercato, sia di qua che di là, è normale che ti mettono in giro delle voci, perché è normale, no? Come gira la voce che a De Magni è richiesto da alcune squadre. Quindi capito qual è il discorso, cioè almeno io non lo prendo, cioè io per i ritorni forse Felicioli, ma Montalto no. Forse non è il giocatore proprio che no. Cioè come diceva Rozzi scusa, in questo momento ci vuole una mano, cioè non ci vuole un giocatore che ti fa gol, ci vuole un giocatore che entusiasmo, che davanti alla porta mette. Io ero più Coda rispetto a Montalto. Anch'io, se devo spendere i soldi li spendo su Coda. Il problema è però Stefano ha fatto giustamente un'affermazione. Coda non credo che sia uno che torna a centrocampo in difesa a fare. No, ma poi devi sempre, secondo me, valutare che tipo di operazione fai. Poi Coda, se fai un prestito di 5 mesi. Coda costa. Coda il Benevento l'ha pagato 2 milioni di euro. Se vogliamo puntare playoff. Sì, però prendere un prestito di 5 mesi devi prendere qualcuno molto motivato che viene per fare la differenza, perché non qualcuno che viene a vivacchiare fino a giugno, poi a giugno torna la società di appartenenza. Puoi prendere anche Scamacca, è giovane, va bene, però lo devi prendere almeno per un anno e mezzo, due.
Coda, devi fare il discorso che tu non lo prendi fino a giugno, devi prendere almeno fino, devi fare almeno un biennale, c'ha 31 anni, è quello il problema. Cioè, se devi prendere uno per Pennest è così. Martina, abbiamo detto tutti i tuoi nomi? No, Kyle Scott. Anche questo hai detto, Beh, Mignanelli, il futuro di Mignanelli. Lo sa Matteo. Il futuro. Cosa farà Mignanelli? Io so che ci sono due stabia. Poi per il però resto... lui rifiuta. È vero? Non è vero? Lui è scadenza? Lui è scadenza, 2019. Lui è scadenza 2019. Pare, da quello che hanno scritto anche dei nostri colleghi, che abbia rifiutato insomma due piazze. Lui ha smentito sui social con una storia ripostando tutto. Quindi la verità dove sta? La verità sta sempre nel mezzo, nel senso qualcuno avrà bussato. E per adesso gioca col cagnolino. E con Di Mascio. Fargli fare ancora allenamenti fuori rosa, poi non so se è stato reintegrato ufficialmente oppure no, perché no, con la primavera, gioca, però proprio in vista del fatto che se non riusciamo poi a cedere qualcuno in rosa che può supplire quelle due o tre partite sui due esterni, un'emergenza, tenerlo fuori è un po' controproducente, ormai insomma la piccola punizione gli è stata infetta, quindi cioè, ormai lo reintegrerei e poi laddove lo vendi, servire, cioè, lo da via lo subito, vendi, oppure non serve certo. Più, no, farlo quello... stare un po' in purgatorio. Sì, anche perché ormai mancano 5 mesi, quindi l'eventuale assenza di Delia è l'unico che può sopperire in modo naturale, no? L'assenza di un terzino sinistro. Sì, sì, poi comunque inizieranno adesso partite ravvicinate, per cui secondo me serviranno un po' tutti. Poi è ovvio che una volta chiuso il mercato si capirà bene su che rosa ci concentreremo. Ma si parla di mercato, prima di dare anche la parola a Gianluca Biondi sul punto degli altri campionati, che nel frattempo qualcuno sono già ripresi, no? Sono tutti dilettanti. Non si sono fermati. E per quanto riguarda invece il campionato, abbiamo parlato fino adesso di mercato, parliamo un po' anche del primo turno del girone di ritorno, Ascoli che andrà a Cosenza, punto di domanda, perché ancora non è certa la agibilità dello stadio San Vito Marulla, rifacimento del manto erboso, lotta contro il tempo a causa del maltempo, che hanno ritardato un po' i lavori, credo che in giornata, massimo domani, ci saprà qualcosa, non so se il Cosenza, non so se Matteo ha qualche notizia in più, se il Cosenza provi anche a spostare il match, ma credo che stanno facendo di tutto per... Ma al di là poi di dove si giocherà, secondo me il Cosenza è una delle squadre che gioca meglio, perché è una neopromossa, mi fece una buona impressione, Antonio. Ha avuto tanti problemi nell'allestimento della rosa, però Braglia ormai lo conosciamo, sono tanti anni che ce lo troviamo contro, sia l'anno del Pisa sia qualche anno prima. È una squadra che ha buoni giocatori che giocano a calcio, che vedono il pallone, due ragazzi molto bravi a centrocampo che secondo me ci avranno grande futuro, Tutino su cui stanno concentrandosi, sì, molto bravo, le attenzioni di tanti club di Serie A, che è di proprietà del Napoli, però come Palmiero, che è uno dei due giovani che vi dicevo. E Tutino è il tipo di giocatore che fa bene, farebbe bene alla vabbè, c'ha corsa, gamba, a noi serve un giocatore così, che c'ha corsa, gamba, che si gira, trova la porta... che comunque ti crea la superiorità numerica, perché Beretta l'ha fatto poco, però a noi serve un giocatore che comunque se ne va negli spazi. Se ne va negli spazi, ti apre comunque un po' il campo e cerca comunque la giocata. Quello è quello che ci è mancato un po'. E a Cosenza è già un campanello, non più che campanello d'allarme, è un banco di prova, perché poi ripartire dopo un mese di sosta è già difficile. Andare in un campo così con 10.000 spettatori è ancora più difficile. E la squadra comunque è Ardemagni, più che dignitoso, che ha bisogno di punti. Un altro appunto di Martina, Ardemagni, gioca o non gioca? Più no che sia. Penso di sì io. Molto ancora terapie, ancora con i laser su. E l'anni? L'anni un po' di più rispetto a Ardemagni, ma secondo me alla fine nessuno dei due scenderà. Sì, perché il rischio, sai, quando torni da un infortunio muscolare, lo freddo. Quindi. No, c'è il rischio di ricadere, di una ricaduta. No, io volevo tornare un attimo sul mercato, perché abbiamo parlato della partita del prossimo turno. Probabilmente si giocherà a campo neutro, credo, perché non credo che riusciranno a mettere a posto il campo. È ancora l'immagine della prima giornata col Verona, rischierebbero. No, ma... è stata un'altra partita in cui sì. Toglievano l'acqua con. Non so se erano ombrelli o era una situazione. Con gli stracci. Situazione un po' particolare. No, tornavo al mercato, ma la Padula con Vivarini si rimetterebbe, e quello potrebbe essere un giocatore da 6 mesi, da 4 mesi che
con Vivarini potrebbe, no, resuscitare. Perché c'è questo anche sogno Favilli, visto che ha parlato di Verona. Favilli non credo. Ma non credo che siano cifre abbordabili per l'Ascoli, comunque a disposizione delle casse bianconere. Io farei più scelte diverse, puntando su qualche giovane che possa essere anche una soluzione futura, più che andare a prendere il gran campione. Quello la penso come te. Però la Padula gratis? Gratis va bene. Sì, va bene, però perché dovrebbe dipendere rispetto a dipende dal biglietto del treno chi paga. No, ma dipende dalla Serie A, dipende dall'Empoli, dipende dall'offerta che il Frosinone, questo è ufficiale, perché cioè non è che l'inventa. Cioè, in Ascoli giocherebbe titolare. No, ma il Frosinone ha ricevuto l'offerta dalla Cremonese 1,5 milioni per Ciofani. Se esce Ciofani, il Frosinone ha già fatto sapere che la Padula è uno che piace, già c'è Empoli, ci sono Empoli e Frosinone, poi è difficile portarti la Padula. Ma poi Genova non è che li puoi vendere tutti. Ho visto che sta vendendo Pionte, che sta vendendo Kwame. Preziosi. Preziosi vende, non sente niente, Preziosi vende. Sì, vabbè. Perché deve pagare gli allenatori, operazioni quindi facili, anche perché poi no, ma era una battuta. Prendere la Padula ti cambia completamente proprio nello spogliatoio, secondo me, a certi era il problema, quello che avevamo detto all'inizio prima, per cui poi valutazione che faranno, insomma, i dirigenti. Anzi, lunedì prossimo speriamo di averne uno, poi lo scopriremo nella prossima puntata. Prima di chiudere, Luca Biondi, la parola a te. Allora, facciamo il punto sui dilettanti. In eccellenza il Monticelli perde in casa 2-1 contro il Porto Recanati. Per la formazione ascolana, gol di Gibellieri nel primo tempo sul rigore. In promozione Atletico Ascoli Chiesanova 2-1. Per la formazione di Filippini, in gol Giovannini e Mariani. Sempre nel campionato di promozione, l'Atletico Azzurra Colli pareggia 2-2 contro l'Elvia Recina Macerata. Per la formazione di Colli, allenata da Fanini, in gol Stanconi e Di Simplicio. Atletico Centobuchi Montalto, anche qui 2-2. E per la formazione del Centobuchi, gol di Aloisi e Ferranti. Per il Montalto, Mattia Pampano e Manuel Girolami. Poi abbiamo il calcio a 5. Purtroppo la SKL Ascoli ha perso in casa 7-5 contro il Città di Chieti nel campionato di Serie B di calcio a 5. Gli ascolani allenati da Fusco nella prossima partita andranno a far visita alla capolista Bulldog Lucrezia. Comunque la formazione ascolana è a metà classifica con 15 punti e sta facendo un gran bel campionato. Sì, è una squadra molto nuova, molti giovani, un budget risicato, no, stanno rispettando gli obiettivi. In Serie C, nel girone C, troviamo diverse formazioni della nostra zona. Comunque per quanto riguarda la classifica, il Futsal Prandone, la formazione di Monte Prandone, è al secondo posto in classifica, con 30 punti, guida la classifica della C1, girone C, il Real San Giorgio. La formazione di Castorano del Bogastrom United è a 24. Poi abbiamo, per quanto riguarda le formazioni della nostra zona, gli Amici 84 di Villa Pigna, che è nella zona playout con 18 punti. Per i dilettanti oggi è tutto. Martina sorride perché è una scatenata degli Amici 84. Anche tu dovresti esserlo, visto che siamo di Villa Pigna. Mi inviterai qualche volta a vedere. Poi speriamo nelle prossime puntate di avere qualche ospite anche del calcio a 5, lo porteremo quando avremo magari qualche minutino in più per parlare anche di calcio a 5. Aspettiamo anche loro. Chiudiamo qui la nostra puntata numero 14 di Picchio Club, che riprende, come riprenderà, il campionato di Serie B. Ascoli in campo domenica sulla carta contro il Cosenza, e poi si tornerà al Del Duca per giocare, chiamiamo derby, contro il Perugia prima di andare a Lecce, e poi altra pausa per i bianconeri, la pausa di campionato per gli uomini di Vivarini. Con questo è davvero tutto, Martina. Ringraziamo i nostri ospiti, avvocato Stefano Cappelli. Grazie a voi, alla prossima. Matteo Rossi, Radio Ascoli, e Gianluca Biondi, TVAP. Salve a tutti, buonasera. Ciao a tutti gli amici di TVRS, Picchio Club.